Ciao, io sono Damiano. Io sono Manuel. Bellini E questo è Bellini Caffè. Caffè. Oggi con noi c'è il maestro Giovanni Ferrauto, compositore e docente di composizione qui in istituto. Benvenuto. Grazie a voi. Abbiamo invitato il maestro Ferrauto perché volevamo parlare della sua ultima composizione, il suo ultimo lavoro che è molto, molto interessante, molto intrigante perché andiamo a, diciamo, esplorare un ambito molto enigmatico, un momento misterioso della storia della musica. Stiamo parlando del Requiem di Mozart, famosissimo, opera incompiuta del genio di Salisburgo che il maestro Ferrauto ha completato. Cosa si prova ad avere tra le mani un oggetto musicale così leggendario, perché si parla proprio di leggende? Grazie per la domanda, Damiano. Prima di dire cosa si prova ad averlo fra le mani, perché in effetti il manoscritto io fra le mani effettivamente non l'ho avuto, però sono riuscito a recuperare delle copie pubblicate dall'Istituto di Studi Mozartiani e foto proprio del manoscritto. Ma prima, diciamo, l'emozione è secondaria al fatto del terrore che sia all'inizio nel misurarsi con un simile genio. Cioè, Mozart, tra l'altro, è uno dei miei compositori più amati, per cui mettersi accanto a lui già questo ti terrorizza. Poi quando vedi il manoscritto, allora sì che hai una vera e propria emozione, anche perché questo manoscritto, visto che lo hai accennato, è straordinario, in quanto è un manoscritto di 90 pagine. C'è solo una battuta cancellata con una X, insomma, poi non c'è una cancellatura. Cioè, quest'uomo scriveva in maniera continua, cioè aveva tutto in testa, semplicemente poi portava con la penna su carta quello che c'era, era composto in testa. Per cui, diciamo, la genesi dell'idea, del progetto, insomma, si può risalire a almeno una decina d'anni fa. Quando ebbi l'idea di proporre una nuova soluzione per il completamento del Requiem. Poi ci ho cominciato a lavorare da 5-6 anni, approfondendo tutti gli aspetti stilistici, studiando proprio in maniera minuziosa la produzione sacra di Mozart, che normalmente non si conosce benissimo tutta, per cui l'ho dovuto approfondire e studiare per cercare di evincere gli elementi del linguaggio armonico, melodico, stilistico, vocale, da utilizzare ovviamente in una scrittura sacra, perché naturalmente un compositore scrive in maniera differente se tratta un genere sinfonico, un genere cameristico, un genere operistico o un genere sacro. Quindi considerate che la scrittura sacra, la scrittura, diciamo, che prevede l'impiego di un coro, di un'orchestra e di solisti in forma di oratorio, quindi non sulla scena come avviene per l'opera lì, in forma di oratorio, per un compositore è una grande sfida, perché mentre nell'opera l'aspetto più eclatante è il momento teatrale e l'aspetto musicale va per certi versi un po' in secondo piano, quindi può essere relativamente più semplice. Invece nella musica sacra, e quindi una musica che si esegue stando fermi, l'aspetto musicale della tecnica musicale diventa prioritario. Per cui, come dire, se il compositore vuole dimostrare la sua bravura tecnica e compositiva, sicuramente la fa in un pezzo del genere. Quindi sono andato ad approfondire questo repertorio. Dopodiché ho scaricato il manoscritto, come ti stavo dicendo, e mi sono, diciamo, posto alcuni problemi. Perché Mozart, come tu accennavi, in questa storia misteriosa, ben raccontata, anche se un po' romanzata nel film di Forman, Amadeus, nell'ultimo periodo della sua vita già stava male, soffriva di varie malattie, quindi, insomma, però nonostante questo non si risparmiava, era una persona che lavorava, era molto attivo, faceva tantissimo. Gli fu commissionata appunto da un conte una messa da Requiem per la moglie. E il film adombra la possibilità che in realtà questo personaggio fosse Salieri. Bella idea per il film, ma in realtà non è così. Una No. bufala, una fake news. Sì, vabbè, comunque c'era questa persona che gli aveva commissionato questa messa da Requiem che Mozart effettivamente stentava a completare. E quindi lui arrivò
nel dettaglio arrivò a scrivere di suo pugno tutto sino a metà del Lacrimosa. E molti pensano che lui arrivò lì, invece non è affatto vero, perché questa fu quella che lui scrisse, la parte corale, il basso e l'orchestrazione. Ma poi dei due pezzi successivi, cioè il Domine Deus con la fuga Quam Olim e l'Ostias, lui scrisse il coro. Scrisse, è del primo Domine Deus anche il basso, perché là l'orchestra, se vi ricordate, c'ha una figurazione di Ostinato a semicrome, che lui proprio scrisse solo quello, vuol dire che la voleva, attenzione, un promemoria, un post-it, questa la dobbiamo fare così, quindi, perché è un basso molto strano, difficile, e per cui diciamo la fece così. E quindi allora cosa accadde dopo? Che poi insomma, tra varie trattative con Costanze, con la moglie di Mozart, si riuscì ad avere questa partitura per completarla, e un po' tanti allievi si misero all'opera, ma quello diciamo che poi che rimase e tutt'oggi è quello che viene eseguito ufficialmente, è il completamento del suo allievo Franz Süssmayr. Che cosa fece Franz Süssmayr? Completò l'orchestrazione dei pezzi mancanti, e là vabbè, uno studente qualsiasi, una volta che io ti ho dato l'armonia e il coro, mettere gli strumenti non è un'operazione, e la completò abbastanza in stile. Dopodiché ovviamente mancavano i tre pezzi fondamentali della messa, cioè mancava il Sanctus con l'Osanna, perché sapete che c'è Sanctus, Osanna, poi il Benedictus con l'Osanna, si ripete l'Osanna, quindi questi li fece lui integralmente, e l'Agnus Dei. Fra l'altro facendo un clamoroso errore compositivo, perché visto che l'Osanna intercala il Benedictus, perché Santus Osanna, Benedictus Osanna, nella messa è così, lui nei due Osanna non gli risultò qualcosa e gli vennero in due tonalità diverse, lo stesso Osanna fatto in due tonalità, cosa che Mozart, figuriamoci, se poteva fare una banalità del genere, quindi insomma a distanza di un semitono, giunto, manco due tonalità vicine, tonalità proprio completamente assurdo. Sembra una sciocchezza, ma in realtà non è una sciocchezza, perché uno stesso pezzo cantato in un'altra e suonato in un'altra tonalità assume un altro sound, certo, completamente diverso. Attenzione, ogni quindi, tonalità ha un suo umore, un mood. Soprattutto se la trasporti di un semitono è pazzesco. E l'Agnus Dei, insomma, veramente è quello che è, quello di Süssmayr, non dice niente. Dopodiché cosa fece? Si scoraggiò probabilmente. E nel Communio, che è la parte finale del Requiem, che è quello che inizia con Lux Aeterna, lui riprese il materiale, cioè riprese l'inizio di Mozart, proprio l'inizio, le prime battute, tutta diciamo la prima sequenza sino al Kyrie, l'introito sino al Kyrie, e semplicemente cambiando la prima tonalità, anziché cominciare re minore la cominciò in fa maggiore, perché veniva da un fa maggiore, quindi la iniziò in fa maggiore e utilizzò la stessa musica per fare Lux Aeterna di Mozart. E poi nella fuga finale, anziché usare Kyrie eleison, usò Cum Sanctis Tuis, cioè insomma fece un adattamento per dire insomma guardate. Allora ovviamente tu musicalmente senti Mozart, però Mozart non l'avrebbe mai fatto, per due ragioni. Per prima ragione, perché nella musica sacra, sul testo sacro, si usa la forma aperta, per cui cosa vuol dire? Cambia il testo, cambia la musica, non si ripete mai la stessa musica con un testo differente. Questa è una cosa, cioè una regola basilare, fondamentale, che risale al Rinascimento. In secondo luogo, una cosa è dire Requiem Aeternam all'inizio, per cui ha un senso, un'altra cosa è dire Lux Aeternam, quindi è esattamente l'opposto, quella è pace eterna, riposo eterno, e questa è luce eterna, per cui Mozart, figuriamoci se poteva immaginare di fare la stessa musica per queste due. Allora, partendo da questo, diciamo, da quest'idea, ho riscritto integralmente le parti di Süssmayr, questi quindi Santus, Colosanne, Benedictus e Agnus Dei. Per la fine poi invece quest'ultima parte, sinceramente anche per ragioni pratiche, perché non sapevo fino a che punto poteva andare avanti questo progetto, ho detto vabbè, per adesso lasciamo così quella di Mozart ripresa da Süssmayr. Se il progetto assume una sua importanza, allora mi dedicherò pure a quella. Infatti alla luce poi del risultato tutti mi hanno detto che ovviamente si deve fare anche l'ultima parte, perché ci siamo, il momento di transizione è duro.
E quindi ti ho raccontato un po'. Però diciamo che tra diciamo, il lavoro svolto da Mozart e quello svolto da Süssmayr c'è un po' un confine un po' labile, perché comunque Mozart fornì delle indicazioni orali a Süssmayr, poi hanno avevano una calligrafia simile, quindi Constanze, la moglie di Mozart, cercò un po' di spacciarlo per originale di Mozart. Quindi Sì, come... probabilmente sì, il fatto che Costanza, insomma, volesse un attimino avere il pezzo completo per averlo più disponibile e poterlo vendere, sì, quello è vero. Considera che molte cose di Mozart gliele scrivevano, cioè, quindi i suoi allievi, cioè, noi abbiamo copie di cose, per cui il fatto della calligrafia può anche essere questo. Sullo stile, mi permetto di non essere d'accordo con te, perché si vede che la Sì, lo mano è stile si completamente sente. diversa. Cioè, fin quando Süssmayr va a riempire, come dire, come Sì, un puzzle dove c'è qualche cosa lasciata, lui va a riempire. Ma una cosa riempie che lui l'armonia. inventa è che se no, cioè, qual è la differenza fondamentale? Perché nello stile dell'epoca ci sono due aspetti. C'è, come dire, la prassi stilistica di un'epoca che si crea attraverso tutti i compositori, quindi ci sono mo modi di modulare, modi di fare il canto, modi di fare le appoggiature e via dicendo. E questo, insomma, è quello che un bravo compositore acquisisce, deve acquisire con la scuola. Però poi c'è l'altro aspetto, poi c'è il genio. Certo. Cioè, perché all'interno di questo linguaggio così, diciamo, codificato, nel senso, si fa questo, si fa quello, si fa quest'altro, e quindi tu puoi scrivere queste cose. Però poi c'è, diciamo, il quid, quella cosa in più che solo un genio ti può permettere di trascendere la semplice regola dello stile galante, praticamente. Lo stile galante sì, è quello, però poi bisogna vedere chi lo fa. Quindi cosa succede? Che siccome ovviamente Süssmayr non poteva mai avere il genio di Mozart, i suoi pezzi risultano sì nello stile, ma nello stile galante dell'epoca, non nello stile di Mozart. Nel senso che sì, all'inizio, però poi non hanno quell'afflato, forse il Benedictus è un po' meglio, ma risultano pezzi molto, diciamo, manieristici, di maniera, Certo, fatti da un bravo artigiano, sì. dice, beh, è fatto bene, però certo, alla fine non decolla. Sono, diciamo, esercizi di composizione in un Esatto, certo fatti, no, lo senso. stile ovviamente era un allievo per cui cercava di imitare per quanto più possibile. E andando a completare oggi il Requiem di Mozart, non si corre un po' il rischio di cadere nell'esercizio di stile? Certo, ovviamente. Allora, il terrore di cui ti parlavo all'inizio è proprio questo, è proprio questo. Cioè, io mi sono misurato nella mia piccolezza con questo gigante assoluto, per cui. Ma infatti, i miei tre pezzi che durano quanto? Sono 15, 18 minuti. Io ci ho impiegato 5 anni a scriverli. Non è che è stata una cosa, perché sai quante volte scrivi, poi Certo. io utilizzo questa tecnica, lascio un attimino sedimentare qualche giorno, poi riascolto e butto. Se dopo il primo riascolto, diciamo, non butto, e allora vuol dire che devo aspettare un'altra settimana, lo riascolto, se a terzo ascolto funziona, beh, lo approvo, quindi diciamo, insomma, c'è questa, diciamo, questo là, per cui io ovviamente ho fatto del mio meglio, non so, poi, sai, è difficile per te stesso giudicare te Certo. stesso, no? Devono essere un po' i critici, ma da quello sembra, insomma, che l'obiettivo sia stato, cioè ovviamente non potrà mai essere come quello di Mozart, però il suo carattere, cioè, diciamo, un'autonomia, ecco, un'autonomia artistica ed espressiva c'è. Credo che sia obiettivo, è stato riconosciuto da tutti. Poi, insomma, ognuno ovviamente ha la sua personalità. E il linguaggio che ho utilizzato, attenzione, cioè i mezzi a disposizione, come quando uno fa una ricetta, ecco. Gli ingredienti sono Esatto. esclusivamente di Mozart. Una cosa, per esempio, che forse non tutti sanno, perché non ho avuto tanto modo di parlare, anzi, vi ringrazio di questa occasione di spiegare, perché poi magari rimarrà Certo. questa cosa. Se un giorno C'è. scriveranno la tesi su di lei, Bravo. sanno C'è. dove Ecco. cercare. Allora, dovete considerare che tutte le cellule tematiche che io ho utilizzato derivano da Mozart. Cioè, nel senso che non ho preso delle cose nuove. Ho preso dei piccoli frammentini, sia melodici o armonici. Ad esempio, il tema della fuga de Lausanne, che è una fuga. Il tema della fuga de Lausanne in realtà è l'inizio di un'aria di Cherubino, delle nozze di Figaro.
per cui proprio le prime quattro note sono quelle, da quelle proprio diciamo ho fatto il fugato dello Santi. Il Sandus, i primi due accordi, diciamo l'impianto del Sandus, proprio diciamo sono, pare che Mozart avesse tracciato un abbozzo di questa cosa qua, quindi sono quelli. E nell'Agnus Dei, che probabilmente è il pezzo meglio riuscito, a me è piaciuto molto. Sì, Agnus Dei è molto ispirato. Ho utilizzato due battute di basso cromatico discendente tratto da una messa di non vi dirò mai quale, ma la scopriremo. Quindi allora c'è questo basso discendente che poi alla fine è un basso cromatico discendente che, attenzione, sai perché è importante? Perché il basso cromatico discendente ha una storia da Bach alla musica romantica, se ci può scrivere una due tesi sul basso, perché è diciamo molto molto significante questo scivolamento cromatico verso il basso, per cui ognuno ci può ricavare. Quindi diciamo che ogni cosa l'ho elaborata, ma per non azzardarmi ed essere modesto nei confronti del grande folle, quindi ho utilizzato delle sue cose, quindi domani la colpa è sua. Mi sembrava doveroso anche parlare due minuti della persona a cui è stato dedicato il concerto. Certo, di questo progetto ne era pure a conoscenza il mio grande amico, il grandissimo tenore Marcello Giordani, che è scomparso 3 anni fa. A parte con i nostri rapporti, fu una cosa che mi toccò in maniera straordinaria, perché sembra dire, ma l'ultima cena, come dire, che lui fece, la fece con me. Nel senso che eravamo a cena insieme e lui poi è morto l'indomani a pranzo. Per cui questo grande personaggio, grandissimo artista, ma soprattutto grandissimo uomo, perché sai, artisti ce n'è tanti, ma artisti uomini sono veramente, veramente pochi, di una generosità straordinaria. C'è una come dire, una volontà di aiutare i giovani incredibile. Lui aveva una carriera, ha avuto una carriera internazionale, abitato a New York, abitato in Svizzera, a Londra, ma si è voluto tornare, è voluto tornare in Sicilia per aiutare i giovani. E mi chiamava continuamente: Giovanni, cosa possiamo fare? Un concerto? Marcello, canti tu? No, io non canto, no, devono cantare i ragazzi. Quindi questa persona mi è rimasta molto, diciamo. Sono rimasto molto colpito e gliene parlai a lui di questo regue, e fu una delle poche volte che mi disse: canto io. Quindi lui era a conoscenza di questo progetto. Allora sono state fatte tante, diciamo, organizzate tanti memorial, tanti concerti, e sarà sempre così in suo onore. Ma io, essendo compositore, mi sono sempre posto il problema: come posso omaggiare Marcello? Quindi ecco quando ci sono quelle fortunate coincidenze, la mia voglia di completare questo regume e il ricordo di Marcello a cui dedicarlo si sono incontrate. E quindi è stato veramente per me toccante, perché sai, poi insomma, quando tu pensi a una persona, certo, gli dedichi la musica e viene eseguita dal vivo. Poi una musica come questa, diciamo. Infatti, mm-hmm. Quindi è dedicata a Marcello, infatti c'era la moglie di Marcello, insomma, gli amici intimi, stretti, ed è stato veramente molto toccante. È sempre bello esplorare il lato più umano della musica. Infatti. Va bene maestro, grazie, è stato molto interessante, ci faccia sapere quando verrà eseguito nuovamente il suo requiem. Col completamento del Lupus, certo. Completo. Certo. Bene, grazie a voi allora. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao.